Il gruppo del tennis nasce nel 1986, adesso il gruppo si è un po' dimezzato a causa non tanto dell'età anagrafica quanto dei problemi fisici. C'è gente da noi che ha 86-87 anni che continuano a giocare con noi. Mi hanno chiamato e io ho accettato volentieri perché sono sempre appassionato di tennis alla follia. Il gruppo del tennis nasce nel 1986 per merito di alcuni dipendenti di una banca che si sono messi a giocare a tennis, ai quali poi si sono aggiunti altri dipendenti di un'altra banca e anche dei dipendenti delle poste centrali. E attualmente nel 2015 eravamo in 16 unità e adesso il gruppo si è un po' dimezzato a causa non tanto dell'età anagrafica quanto dei problemi fisici. In ogni modo, c'è gente da noi che ha 86-87 anni, ho detto 86-87 anni, che continuano a giocare con noi e non so se definirci pazzi o eroi. Finalmente c'è Gigi che organizza un po' tutto, così mi piaci. Io direi santi, infatti siamo pieni di santi, San Carlo, San Lorenzo, Santa Battista, ecco, per cui... Il più vecchio quanti anni ha? 87 anni. E il più giovane? Sui 78. Gioco a tennis da quando sono arrivato a Treviso. Che mi sono appassionato prima come socio al tennis club, poi da Beppe Zambon e dopo a 43 anni ho rilevato il Park Tennis Villorba che ci sono stato per 33 anni. Ecco. Mancava qualche personaggio per giocare, mi hanno chiamato e io ho accettato volentieri perché sono sempre appassionato di tennis alla follia. E quante volte a settimana giocate? Giochiamo due volte a settimana, dalle 10 alle 12, anche quando c'è 30 gradi di caldo, quindi è veramente una fatica enorme. E ricordatevi che il tennis ti allunga la vita, allora diciamo assieme, finché la barca va, lasciamola andare.